di una partecipazione da parte di un operatore alle procedure di gara. Il dottor Massimo Raponi, il dirigente dell'ufficio di procurement incardinato all'interno del servizio affari generali. Buongiorno a tutti, anche noi proveremo a lavorare online perché proprio per farvi vedere effettivamente come avviene concretamente la modalità con cui un operatore economico che è stato invitato ad una procedura negoziata di cottimo fiduciario può rispondere ad una lettera invito. Quindi anche noi rischieremo di lavorare online sperando di avere miglior sorte della precedente, perché utilizzeremo chiaramente la piattaforma nell'area di test. Però con la dottoressa Ghiandiori abbiamo costruito una gara telematica che volevamo brevemente illustrarvi e soprattutto focalizzare la vostra attenzione su quelli che sono i passaggi che voi dovete fare nel momento in cui ricevete una lettera invito e intendete rispondere ad una procedura di gara telematica. Il riferimento naturalmente non può che essere quello del regolamento regionale 25, nell'ambito del quale è stabilito che ciascun operatore economico può partecipare alla gara e la stazione appaltante è tenuta ad invitare tutti gli operatori economici iscritti nell'ambito della categoria merceologica di riferimento. Quindi parliamo di procedure di gare abbastanza importanti, perché andiamo da 40.000 a 193.000 euro. Quindi io farò il mio ruolo istituzionale, cioè quello della pubblica amministrazione, la dottoressa Ghiandiori si calerà nel ruolo di operatore economico e cercheremo di illustrarvi in maniera reale e concreta come avviene la vostra risposta all'invito che avete ricevuto. Quindi io accedo dalla mia area privata inserendo la terna di password che anche noi operatori della pubblica amministrazione abbiamo per accedere al sistema, e quindi andiamo a selezionare la procedura negoziata di cottimo fiduciario che abbiamo predisposto per farvi vedere in maniera più concreta. E questa qui, procedura negoziata per la campagna di comunicazione, informatizzazione creativamente. Allora, vi illustro brevemente di cosa si tratta. Si tratta quindi di un tipo di appalto di servizi nell'ambito del quale abbiamo stabilito un importo a base d'asta di 150.000 euro con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi vi faremo vedere come voi dovrete caricare la busta documentazione amministrativa, la relazione tecnica e l'offerta economica. Naturalmente questi parametri sono un po' stati forzati, perché noi avevamo messo presentare le offerte entro le ore 13 ed è un parametro che ora rispetteremo, perché la dottoressa Ghiandiori vi farà vedere come si inserisce un'offerta. Abbiamo forzato in area di test il parametro relativo alla data di apertura delle offerte, che come vedete è impostato alle 10:30, ma è chiaro che per fare la simulazione non potevamo prevedere esattamente gli orari e quindi ci siamo regolati di conseguenza. Passando agli atti di gara, gli atti che troverete nell'ambito della vostra area privata sono tutti questi documenti. Quindi una lettera invito che vi abbiamo trasmesso sia firmata digitalmente che non, un capitolato tecnico nell'ambito del quale la stazione appaltante vi richiede quello che ci dovrete fornire e quello che poi dovrete compilare, cioè tre modelli. Un modello relativo all'istanza di partecipazione, un modello relativo alla relazione tecnica e un modello relativo all'offerta economica. È chiaro che noi predisponiamo dei modelli, l'utilizzo dei quali è indicativo e facoltativo. Noi individuiamo quelli che sono gli elementi essenziali nell'ambito della lettera di invito del capitolato d'oneri. Poi cerchiamo di darvi un'indicazione più generica per darvi le risposte. I criteri: si tratta di un'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi abbiamo dato un 30 di valutazione al coefficiente prezzo e un 70 di valutazione suddiviso in due parametri, in due subcriteri, 40 e 30, quindi complessivamente un 70 e un 30. Destinatari: qui chiaramente ne abbiamo messi soltanto 3, in Puglia 1, in Puglia 2 e fornitore 01. Invece, come vi ho detto prima, il regolamento prevede nell'ambito della categoria merceologica di riferimento l'obbligo per la stazione appaltante nelle procedure da 40 a 193.000 di invitare tutti gli operatori economici. Queste tre sezioni, busta documentazione, busta tecnica e busta economica, sono quelle che voi troverete effettivamente nella vostra area. Quindi troverete una busta documentazione dove ci sarà istanza di partecipazione che dovrete allegare, una busta tecnica dove troverete una relazione tecnica con il relativo allegato che dovrete caricare, una busta economica dove dovrete inserire manualmente l'importo che intendete offrire, ma analogamente un documento contenente la medesima dichiarazione in termini quantitativi dell'offerta
tutti firmati digitalmente, perché noi abbiamo previsto la possibilità che sia l'obbligatorietà, che sia la busta documentazione, la busta tecnica e la busta economica prevedano l'inserimento di file firmati digitalmente. In caso di allegazione di file non firmati digitalmente, questo comporta l'esclusione dalla procedura di gara. A questo punto io inizierei la collaborazione e la dimostrazione con la dottoressa Iandiorio relativamente alla formulazione di un quesito. E quindi a questo punto abbandoniamo, diciamo, l'area della pubblica amministrazione e passiamo a quella dell'operatore economico che, ricevuta nella propria casella di posta elettronica la mail relativa all'invito, la va a verificare nella propria sezione privata. Salve a tutti. Io simulerò, come ha detto il dottor Rapodi, la procedura di presentazione di un quesito e di compilazione di un'offerta. Il processo inizia con l'arrivo nella casella di posta elettronica indicata al momento della registrazione, confermata successivamente all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo, di un messaggio che notifica l'invito a presentare un'offerta su di una procedura di gara emessa dalla stazione appaltante. L'invito conterrà l'indirizzo del sito dove dovete accedere e dove visualizzare la documentazione di gara e procedere quindi con l'eventuale risposta. Per poter accedere all'area privata, l'operatore economico, e quindi predisporre la sua risposta sulla specifica negoziazione, deve inserire la terna di valori che ha ricevuto automaticamente dal sistema all'atto della registrazione. Questi codici verranno inseriti nell'apposita sezione dell'area privata e faranno sì che quella ditta invitata a partecipare alla gara venga autenticata dal sistema. Una volta che si è autenticati dal sistema, quindi ho inserito la terna di valori e ho cliccato sul comando accedi, per poter visualizzare tutte le procedure di gara a cui si è stati invitati, bisogna posizionarsi nell'apposita area inviti. Il sistema presenterà tutte le procedure di gara a cui si è stati invitati. Per accedere al dettaglio della gara e quindi scaricare tutta la documentazione che la stazione appaltante ha messo a disposizione della ditta invitata, occorre cliccare sulla lente vedi del dettaglio. Noi proviamo quindi a rispondere sulla gara che, come vedete, scade il 27 marzo alle ore 13. Cliccando sul dettaglio, l'operatore economico accede ad un'area dove può scaricare i documenti che la stazione appaltante ha messo a disposizione. La stazione appaltante può allegare sia file normali che file firmati digitalmente, per cui il fornitore scarica tutta la documentazione e la esamina. Una volta che ha scaricato questa documentazione, sicuramente nella lettera d'invito nel disciplinare di gara saranno date tutte le indicazioni, fornite tutte le indicazioni e la documentazione per poter partecipare alla procedura. L'operatore economico, una volta che ha esaminato la documentazione di gara, ha due possibilità: o sottoporre alla stazione appaltante un quesito per eventuali chiarimenti o procedere con la compilazione dell'offerta. Vediamo il primo step, quello di sottoporre un quesito. Cliccando nell'apposita area per inserire un quesito sulla procedura, clicca qui, si apre un'area dove il sistema in automatico riporta quelli che sono i dati dell'operatore economico inseriti appunto all'atto dell'iscrizione all'albo. Il molto importante, dicevamo prima, è l'indirizzo email che viene riportato e che non può essere modificato, perché è l'indirizzo del legale rappresentante a cui verranno notificate tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara. Nell'apposita sezione quesito, il fornitore inserirà il chiarimento da dover sottoporre alla stazione appaltante. Una volta inserito il testo del quesito e il fornitore clicca sul bottone invia quesito, il sistema in automatico, veniva anticipato, assegna un protocollo, vedete, e una data di registrazione di questa operazione al sistema. In qualsiasi momento l'operatore economico può verificare il quesito che ha inviato posizionandosi sui documenti collegati,
comparirà un'apposita area miei quesiti, dove vedrà ancora una volta che il suo documento è stato inviato e il server ha ricevuto questa operazione a questa data. A questo punto cediamo la parola alla stazione appaltante, che nel frattempo avrà ricevuto notifica, sempre tramite PEC, del fatto che c'è un operatore economico che ha sottoposto un quesito e deve procedere con l'evasione dello stesso. Quindi la stazione appaltante riceve visualizza nell'ambito della propria area privata la notifica che è stata ricevuta e praticamente dal numero di quesiti ricevuti prende atto che è stato che ha ricevuto per l'appunto un quesito. Entra quindi nell'ambito della procedura selezionata e va nella sezione chiarimenti. Nella sezione chiarimenti quindi troverà il quesito che è stato appena inviato e, cliccando sulla lente di ingrandimento, entrerà nel dettaglio del quesito richiesto. Quindi la ditta in Puglia 2 ha richiesto alla stazione appaltante se è possibile inserire ulteriori allegati nella busta tecnica. Infatti vi avevo fatto vedere, lo vedrete meglio dopo, che nella busta tecnica noi avevamo predisposto un facsimile di relazione tecnica. Può darsi che l'operatore economico intenda inserire un catalogo, una brochure, un dépliant, quindi un qualsiasi... utilizzare la funzione inserisci allegato. Dopodiché darà per evaso il chiarimento richiesto, salverà il quesito che automaticamente sarà già stato reindirizzato all'operatore economico che ce l'ha richiesto. Tuttavia la stazione appaltante è tenuta a comunicare questo stesso quesito, laddove non contenga informazioni specifiche, ma in questo caso è possibile, ad anche tutti gli altri operatori in gara e quindi eseguirà la procedura avvio pubblicazione. Con la procedura avvio pubblicazione tutti gli operatori economici che erano stati iscritti, che avevano ricevuto la lettera invito e che quindi partecipano a questa procedura di gara, riceveranno la notifica del quesito che è stato formulato e la relativa risposta. Questo per un ovvio principio di parità di condizioni nell'ambito della procedura di gara. A questo punto possiamo passare a vedere concretamente come l'operatore economico formuli la propria offerta di gara. Quindi ha fatto un quesito, ha avuto la risposta che si attendeva, e a questo punto si sente pronto a rispondere alla lettera invito. L'operatore economico, ancora una volta, a seguito della risposta della stazione appaltante, riceverà al suo indirizzo di mail la notifica dell'avvenuta risposta. Accedendo alla gara a cui sta partecipando, in particolare accedendo al dettaglio del bando di gara, dove nella sezione dove prima non c'era nessun chiarimento presente, ora vedete che è stata data visibilità della risposta inserita dalla stazione appaltante. Eventualmente questa risposta è corredata anche da un allegato, avrà la possibilità nell'apposita sezione allegato di scaricare il file che è stato inserito dalla stazione appaltante. A questo punto l'operatore economico, se ha predisposto tutta la documentazione e firmata anche digitalmente gli allegati che deve inserire al momento della presentazione dell'offerta, può avviare questo processo cliccando sul comando partecipa. Particolare attenzione deve essere fatta ai termini di presentazione dell'offerta. Come vedete nell'altra simulazione, quella che scadeva alle 11:45, quando il operatore economico accede a questa gara, una volta che i termini di presentazione dell'offerta sono superati, il comando di partecipa non risulta essere più attivo. Anche nel caso in cui l'operatore economico ha salvato la propria offerta, se tenta di inviarla fuori termine, il sistema non accetterà questa offerta, ma ne darà evidenza che l'offerta è stata rifiutata, con l'evidenza anche della data di registrazione ancora una volta di questa operazione. Quindi, se
siamo nei termini previsti di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, cliccando sul dettaglio e successivamente sul comando di partecipa, accede a quello che è il documento di offerta. Il documento di offerta può essere compilato secondo la sequenza delle buste che sono state predisposte dalla stazione appaltante, fermo restando che in qualsiasi momento l'operatore economico può modificare i dati che ha inserito nei passi precedenti, fermo restando che la procedura deve essere ovviamente nello stato salvato, perché come vedremo, quando l'offerta invece risulta essere inviata, non può essere modificata a meno di presentazione di una nuova offerta, sempre nei termini previsti di presentazione. Allora, il processo, abbiamo detto, inizia con l'inserimento da parte dell'operatore di tutta la documentazione ed eventualmente dei dati che sono richiesti dalla stazione appaltante. È cosa buona anche in questo caso assegnare un nome all'offerta in modo tale da poterla riprendere successivamente, quando è nello stato salvato, dai documenti collegati. Attraverso il comando di salva il documento viene salvato in bozza e lo posso riprendere successivamente per eventuali modifiche. Procediamo con l'inserimento nella busta di documentazione dell'allegato. Come si diceva prima, la stazione appaltante può richiedere esclusivamente dei file firmati digitalmente e questo ne viene data evidenza dalla tipologia di estensione che, come vedete, può essere o soltanto un file con estensione PZM o PDF. Cliccando sul comando allegato vado a individuare sulla mia postazione il documento da inserire. In questo caso prenderò l'istanza di iscrizione firmata attraverso il comando inserisci allegato. Questo documento verrà riportato all'interno della busta. Spostandomi sulla busta tecnica posso inserire un secondo allegato. Allora, notate che se io provo ad inserire un documento che non è supportato perché non è firmato digitalmente, il sistema mi dice che il tipo di allegato non è consentito. Quindi devo individuare il documento, questa volta la mia relazione tecnica, e con il solito comando, inserisco, il documento viene riportato. Allora, dicevamo che attraverso il comando di salva io salvo una bozza di questa offerta che posso riprendere successivamente in qualsiasi momento. Come faccio a riprendere un documento che è salvato? Quindi se sono fuori dall'offerta, a questo punto l'abbiamo già salvato, annulliamo questa operazione, dal dettaglio del bando, cliccando su documenti collegati oppure dall'elenco delle gare a cui sono invitato a partecipare, vedete che mi viene data indicazione di quello che è lo stato ultimo della mia offerta. Cliccando su documenti collegati si è predisposta una nuova cartella che conterrà l'elenco di tutte le offerte. In questo caso l'offerta è nello stato salvato e pertanto non è assegnato né un protocollo né una data di ricezione. Riprendendo questo documento, abbiamo detto che la stazione appaltante potrebbe richiedere volta per volta, come integrazione della stessa offerta, anche ulteriori documenti, o lo stesso operatore economico potrebbe di iniziativa inserire un nuovo documento. Per inserire un nuovo documento lo si fa attraverso, abbiamo visto la risposta al quesito, il comando inserisci allegato. L'invito che si fa al concorrente è di fare attenzione ovviamente esattamente alla sezione in cui va ad inserire questo documento. Se è un documento relativo alla parte amministrativa dovrà essere inserito nella busta di documentazione, se è relativo alla busta economica necessariamente dovrà essere inserito nella busta economica. Attraverso quindi il comando di inserisci allegato, il fornitore ha la possibilità di inserire un ulteriore. A questo punto dovrà assegnare una descrizione
E con la stessa logica con cui abbiamo inserito il documento precedente, attraverso il comando di Allega va ad inserire tale file. Allora, facciamo giusto un passaggio perché non so quanti operatori economici hanno utilizzato finora la firma digitale. Per poter, in virtù del fatto che non abbiamo fatto al momento dell'iscrizione all'albo, l'importante è disporre di un software per apporre ovviamente questa firma e del certificato di sottoscrizione. Avviato il software per inserire la firma, attraverso il comando seleziona file, individuo il documento da firmare. A questo punto, attraverso il comando di firma, il sistema mi indica dove andare ad inserire il documento firmato e deve chiedere a questo punto l'inserimento della password. Un attimo, avviamo il nostro Dark. Allora, il software che io sto utilizzando è quello scaricabile dalla infocamere. A questo punto compare la maschera per digitare la password relativa al proprio certificato di firma. Diamo l'ok, il sistema notifica che il documento è stato firmato digitalmente. Sul mio documento ho la possibilità nella busta tecnica di inserire il documento che ho appena firmato digitalmente e che avevo salvato sul desktop. Analogamente, nella busta economica, l'operatore economico dovrà operare inserendo il valore dell'offerta con cui intende partecipare alla gara e allegare anche qui l'offerta economica firmata digitalmente. Una volta inseriti tutti i dati, quando si è pronti per l'inoltro, il sistema occorre cliccare sul comando conferma. Il sistema verifica che i dati inseriti sono corretti, quindi che sono stati rispettate tutte le richieste della stazione appaltante e al momento della quello che accade è che cliccando sul comando di conferma il nostro documento, come vedete, risulta salvato, lo riprendiamo, riverifichiamo che ci sono tutti i dati, al momento del conferma il sistema, superati i controlli di cui dicevamo prima, quindi sono state inserite tutte le informazioni, chiede una conferma, quindi l'operatore economico ancora una volta può verificare tutti i dati che ha inserito nella propria offerta, può stampare la stessa, può eventualmente chiuderla per andare in modifica su qualche dato. Al momento in cui clicca sul comando di invia, il processo si chiude, quindi la procedura di inoltro dell'offerta è avvenuto, si conclude e il sistema dà un messaggio di avvenuto invio del documento. A conferma di questa operazione, il sistema riproduce la stampa del documento che si è appena inviato e questa volta nella sezione dei documenti collegati
Nella sezione offerta, il documento che era dapprima nello stato di salvato ora risulta nello stato inviato, il sistema in automatico ha assegnato un protocollo nonché una data di operazione, di registrazione di questa offerta al sistema. Dicevamo prima che qualora l'operatore economico si accorga o di eventuali errori o intende nuovamente modificare la propria offerta, può ovviamente nei termini di presentazione della stessa ricliccare sul comando partecipa e ricomporre di nuovo il documento nelle sue diverse sezioni. A questo punto, quando proverà ad inviare, il sistema evidenzierà che è già presente un'offerta sistema e che pertanto questa andrà ad invalidare la precedente. Vuol dire che tutte le offerte saranno conservate a sistema, ma l'unica che verrà valutata dalla stazione appaltante sarà l'ultima ricevuta dalla stazione appaltante. Passo di nuovo la parola alla stazione appaltante per la valutazione dell'offerta. Allora, vediamo adesso. Come la procedura di aggiudicazione consente in maniera telematica di prendere visione in tempo reale di quello che sta facendo la stazione appaltante e di come si sta svolgendo l'aggiudicazione. Quindi, e sono scaduti i termini, chiaramente, e andiamo sulla procedura, crea procedura di aggiudicazione. In questo caso ci troviamo all'interno della procedura di aggiudicazione, per cui, richiamati i dati essenziali della gara di cui stiamo parlando, passiamo alla valutazione. Nell'ambito della valutazione, come possiamo vedere, abbiamo in realtà tre offerte, sebbene due siano imputabili allo stesso operatore in Puglia 1, perché noi vi abbiamo simulato proprio quell'elemento di cui vi ha parlato ora la collega. Cioè quello che l'operatore economico in Puglia 1, ad esempio, abbia fatto una prima offerta che è stata acquisita a sistema il 27 marzo alle ore 10.26, ne ha fatta una seconda perché si è reso conto o che ha sbagliato qualcosa o ha voluto cambiare qualche parametro dell'offerta stessa, quindi rinvia una successiva offerta. Chiaramente l'ultima annulla la precedente, tant'è vero che il sistema già ci mette nello stato automaticamente di escluso quella precedente e ci dà la motivazione per cui la presente offerta non viene presa in considerazione ai fini della presente procedura, in quanto risulta pervenuta una successiva offerta che, ai sensi del disciplinare di gara, è considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente. Quindi l'operatore economico che si è reso conto di aver sbagliato offerta, chiaramente la rifà e il sistema gli consente di rifarla annullando la precedente. Naturalmente il sistema non consente di accedere in alcun modo all'offerta, diciamo, sbagliata. Impossibile aprire il documento perché è invalidato. A questo punto vediamo in realtà come la stazione appaltante opera sulle due offerte valide che sono pervenute da Empulia 1 e Empulia 2. Quindi selezioniamo Empulia 1 e vedremo che Empulia 1 ha presentato nella busta documentazione l'istanza di partecipazione. Chiaramente la stazione appaltante scaricherà il documento e verificherà la conformità. Se volessimo aprire la busta tecnica, chiaramente il sistema me lo impedisce, perché noi dobbiamo aprire prima tutte le buste amministrative di tutti gli operatori economici e poi passare ad analizzare le relative buste tecniche. Diciamo che in Puglia 1 ha superato la fase amministrativa e quindi la commissione lo mette nello stato di ammessa. Dopodiché passiamo in Puglia 2. Scusami Massimo, volevo fare un intervento prima di andare oltre, giusto? Per precisare un momento delicato della procedura della gara, volevo precisare che questa informazione, l'informazione di prima, mi sono perso, non so se sia andato avanti, però se potevamo tornare all'inviata di prima. Intanto noi abbiamo segnalato che l'offerta, stiamo intanto in un ambiente di test, in ogni caso non è quello poi della gara reale, però la informazione che sono pervenute tre offerte, la stazione appaltante ne ha notizia e visibilità soltanto al momento della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte. No, questo è anche abbastanza importante per la trasparenza
anche qui la tracciabilità delle operazioni e la serietà, per cui voglio dire, su questo noi siamo altamente disponibili, si scherza, ci si aiuta, siamo disponibili ad aiutare gli operatori economici, però in questa fase che state vedendo io come dirigente del servizio sono, come dire, fortemente severo, e tutta lo staff, tutto l'ufficio è fortemente impegnato a far sì che venga garantita, come dire, la serietà della presentazione delle offerte. È un'informazione che non sappiamo, è un'informazione che noi non possiamo dare all'esterno, è una conoscibilità su quello che l'operatore ha voluto fare, non perché ha presentato una seconda istanza avendo avuto notizia che altri avevano partecipato alla gara. È un'informazione che noi non abbiamo, né se alla gara sta partecipando un operatore né se ne stanno partecipando mille. Quindi giusto per, come dire, puntualizzare questo momento, come dire, delicatissimo della gara, perché si passa da una fase del cartaceo dove tutta la filiera, ed è fortemente, come dire, voluto questo momento da parte mia da più di 2 anni che sono alla dirigenza di questo servizio altamente, diciamo, delicato, ripeto, quando si passa nella fase che non si scherza più, diciamo, delle operazioni di gara, rispetto a tutta la fase di accompagnamento, diciamo, più friendly che stiamo avendo con gli operatori economici. È un'informazione che non abbiamo, è un'informazione che non potrete mai avere dai miei uffici anche oggi nelle procedure che avvengono sul cartaceo, ma così c'è la massima tranquillità per tutti, per me che sono tranquillo, che i miei, come dire, assistenti, collaboratori e tutta la filiera, a partire dall'operatore che sta giù a via Caduti di Tutte le Guerre per indirizzare le persone al sesto piano, e per tutta l'organizzazione dei miei uffici. Questo volevo puntualizzare perché mi sembrava, diciamo, un momento di criticità importante da sottolineare. Scusate. Quindi ritornando in Puglia 2, analogamente la commissione verificherà l'istanza di partecipazione. Prego, prego. Io suggerirei di farle a fine, però per voi direte questo, sì. Questa fase. Questa procedura di aggiudicazione può essere eseguita dalle operatori? Allora, noi del Servizio Affari Generali le facciamo, sebbene la legge non lo prescriva attivamente, le facciamo in sedute pubbliche. Quindi di solito invitiamo già gli operatori nella lettera invito, diciamo il giorno X alle ore X presso gli uffici di Empulia saranno aperte le buste telematiche relative chiaramente alla prima offerta, che è quella amministrativa, e poi comunichiamo le date successive. Quindi è una buona prassi che noi adottiamo volontariamente, sebbene non sia un obbligo di legge, e cerchiamo di diffonderla nell'ambito di chi si serve della nostra piattaforma telematica, anche perché noi, avendo proprio i locali di Empulia a disposizione, questa che ora stiamo facendo come dimostrazione, a me è capitato già più volte di farla come gara, quindi ripeto, questa che ora io sto facendo come dimostrazione la faccio come gara telematica vera e propria. Quindi vi ripeto, il Servizio Affari Generali, informandosi, diciamo, a questo criterio ispiratore che ha appena citato il dottor Lopane, ha questa prassi che sta diffondendo e sta cercando di far applicare anche tutti gli altri servizi. Quindi sul portale troveremo all'interno di una sezione. Qui stiamo parlando di procedure di invito, quindi soltanto gli operatori economici che sono stati invitati a partecipare a questa gara possono prenderci parte. È chiaro che se invece lei fa riferimento a gare aperte, a procedure aperte, quello è accessibile già a chiunque. Però noi ora stiamo specificando qui che, diciamo, quella che è legge per le procedure aperte, noi la stiamo rispettando anche per queste procedure di costi non fiduciari, dove questo obbligo non ci sarebbe. È chiaro che nelle procedure aperte la pubblicità è maggiore, già nei documenti di gara chiunque, indipendentemente dal fatto che partecipi o non partecipi, ha cognizione quantomeno della prima seduta, dove poi vengono comunicate le altre sedute successivamente. No, non necessariamente, stiamo dicendo che anche le procedure aperte e in ambito della stazione appaltante, almeno del Servizio Affari Generali che le gestisce per la Regione Puglia, di farle in maniera telematica. Quindi è chiaro che voi sempre dovete fare riferimento al sito per vedere che gare sono state pubblicate, quando si svolgeranno e i tempi in cui saranno realizzate. Però scusami, ma la partecipazione. Sì, intanto
queste operazioni non sono visibili come oggi probabilmente i vostri colleghi da Lecce, non sono visibili in streaming, nel senso che necessariamente poi, almeno in questo momento, vi chiediamo una partecipazione, però a differenza, come dire, della procedura tradizionale, dove lì c'è soltanto la fede del verbale, come dire, degli addetti al seggio, degli incaricati del seggio della commissione di gara, noi stiamo puntando molto su questa procedura e anche su questo vi chiediamo la collaborazione o le perplessità o i dubbi che potete avere su questa procedura, perché lo strumento è quello più indicato per dare la tracciabilità, quello che i tecnici qui ci insegnano sono i log di sistema, nella tracciabilità delle operazioni. Ripeto, qui non è più questione di fede che vi dovete, come dire, fidare. Qui con l'accesso agli atti, anche per chi non è stato presente, ha la possibilità di verificare, chiedendo a Innova Puglia, chiedendo a noi come stazione appaltante o ai servizi, perché poi anche qui tutti i servizi regionali e tutti gli enti che aderiscono alla piattaforma possono indire gare, come dire, per procedura telematica di acquisizione in economia, quindi stiamo sotto i 200.000 euro allo stato attuale delle transazioni a seconda della regolamentazione degli enti, possono chiedere l'estratto delle procedure e verificare in realtà se la stazione appaltante poteva aver avuto accesso e conoscenza di questi dati, se in realtà ha aperto le buste, come vedremo, che poi tra l'altro è impossibile non aprirle in ordine, è impossibile accedere a una busta, per esempio, di offerta economica se non si è fatta tutta la procedura della verifica dell'ammissibilità per tutti gli operatori e soltanto in questo passa al momento. Statisticamente per le altre stazioni appaltanti le devo dire che la partecipazione, dopo che è stata acquisita, diciamo, questo criterio di fiducia, ormai è comunque, diciamo, scarsa, blanda, perché la tracciabilità ormai è in queste macchine, qui sono immodificabili, diciamo, c'è un'impronta, una tracciabilità veramente dal sistema di tutte le operazioni, per cui non si può francamente più barare. Non è questione, ripeto, di fede, ma è una questione, come dire, tecnica, di procedure che hanno una loro, come dire, evoluzione e cronologia, diciamo, fissa, e ci è impedito proprio dal sistema avere tutte queste informazioni. Ecco perché, ripeto, puntiamo molto su una questione di fiducia nei confronti vostri, che deve essere, diciamo, quella di maggiore tranquillità rispetto alle operazioni che possono avvenire con il cartaceo, dove lì purtroppo no, questo ancora no, non è una fase che avevamo previsto, non so se ci sono altre amministrazioni che lo fanno, però lo potremmo seguire soltanto con una telecamera che riprende poi sul monitor le operazioni, al momento tecnicamente non è consentito. Quello che invece al momento è consentito già dal sistema e che consente una verifica in tempo reale dello stato in cui la procedura di aggiudicazione si trova, e il passaggio successivo, la commissione ha aperto le offerte, ha ammesso tutto l'editto, ha escluso, ha fatto quello che riteneva opportuno fare, è tenuta a dare una comunicazione di verifica amministrativa. Che cos'è questa comunicazione di verifica amministrativa? È un documento che crea la commissione, in questo caso, relativo alla gara, dove individua i destinatari, che sono tutte le ditte che hanno partecipato, e dà una comunicazione del tipo: ditte partecipanti 2, ditte ammesse 2. Come vedremo, il sistema richiede diverse volte un'interazione tra la stazione appaltante e gli operatori economici. Tutte queste comunicazioni dopo ve le faremo rivedere nell'ambito del ruolo, diciamo, del profilo operatore economico. Quindi la stazione appaltante invia questa comunicazione. Tutti i partecipanti hanno saputo che hanno partecipato a questa gara due ditte, sono state ammesse due ditte. Dopodiché la stazione appaltante procede con l'analisi del calcolo, della verifica della busta relativa alla documentazione tecnica. Quindi, dopo la busta documentazione, apre la busta tecnica, che adesso è visibile, perché chiaramente la busta amministrativa di tutti i partecipanti è stata analizzata. Naturalmente, se volesse aprire la busta economica, lo step è impedito perché bisogna prima completare la fase relativa alla verifica tecnica. Quindi si scarica l'allegato, se lo studia e gli dà
scusami Massimo, volevo intervenire. Questa è una fase anche importante di criticità, perché la fase dell'apertura delle buste tecniche, naturalmente essendo una valutazione tecnica, è riservata alla commissione, come ben sapete, in sedute riservate. Quindi anche qui, quando ci si ritroverà, per quelli che vorranno partecipare poi alla seduta pubblica di apertura dell'offerta economica, hanno la certezza che la commissione non ha avuto contezza dei valori economici che erano inseriti, perché avete visto che è inibita, no? Quindi analogamente vediamo che l'operatore in Puglia 2 ci ha mandato la relazione tecnica e quel famoso allegato oggetto del quesito al quale avevamo precedentemente risposto. Quindi semplicemente la stazione appaltante clicca e verifica la documentazione che è stata trasmessa e all'esito, diciamo, delle proprie valutazioni, che naturalmente fa in seduta riservata, inizia a fare le relative attribuzioni di punteggi. Quindi seleziona l'operatore in Puglia 1 e relativamente al calcolo tecnico gli attribuisce i punteggi che dalla base della relazione tecnica ritiene opportuno attribuire. Quindi 35 e 25 in relazione ai due subcriteri considerati, quindi il sistema automaticamente ci calcola il punteggio che è stato conseguito. Stesso discorso per il secondo operatore economico, quindi abbiamo 30, 38 e 33 e 27. Automaticamente quindi il sistema ci ha calcolato i punteggi considerati. Analogamente adesso il sistema richiede che sia fatta una comunicazione agli operatori economici di quello che è stato l'esito della valutazione tecnica da parte della commissione. Quindi, come prima, faremo un documento che poi ciascun operatore economico si ritroverà nella propria casella di posta elettronica, nell'avviso e poi nella propria area all'esito, nell'ambito del quale daremo i risultati, quindi ora molto sinteticamente, in Puglia 1 60 e in Puglia 2 65. C'è anche la possibilità per la stazione appaltante di inserire un allegato. La stazione appaltante nulla vieta che potrebbe inserire l'allegato del verbale dal quale risulta la valutazione che ha effettuato. Quindi la stazione appaltante seleziona il documento nell'ambito del quale ha fatto questa valutazione, quindi che avremo valutazione offerte tecniche, e quindi un documento allegato ancora più esplicativo, diciamo, della valutazione che è stata effettuata dalla stazione appaltante. Analogamente invierà questa comunicazione di valutazione amministrativa che poi vedremo le singole ditte riceveranno. Passiamo infine al calcolo economico. Scusami Massimo, come vedete anche questa fase è una fase, voglio dire, che ci tiene sul diretto contatto con gli operatori. Se qualcuno di voi partecipa, come mi auguro, alle procedure di gara pubbliche, probabilmente avrà verificato che la conoscenza della valutazione tecnica avviene soltanto in seduta pubblica. Con questo strumento c'è un impegno di maggiore trasparenza e di chiarezza con gli operatori. Noi vi informiamo, quasi contemporaneamente alla valutazione, all'esito e comunque prima dell'apertura delle buste economiche, della valutazione che tutti gli operatori che sono stati ammessi e valutati hanno ricevuto, quindi con una maggiore tranquillità e massima trasparenza ancora di più di questo strumento, che ci consente questo approccio e questa linea di comunicazione con i concorrenti. Terminata la fase relativa alla valutazione tecnica, possiamo accedere alle buste economiche che hanno presentato i vari concorrenti. Quindi nell'ambito della busta economica di Puglia 1 troveremo l'offerta che avrà digitata, la commissione andrà a verificare poi che l'importo corrisponde alla dichiarazione di offerta economica. Analogamente per Puglia 2 avremo accesso alla offerta economica che è stata presentata e al relativo documento che hanno provveduto ad allegare sulla piattaforma. Dopodiché chiederemo al sistema di fare un calcolo economico. Quindi il sistema elaborerà i dati e
Finora era andato tutto bene, quindi anche noi stiamo lavorando in rete, quindi ecco qui, praticamente adesso è andato. Praticamente che cosa chiederà? Chiederà la conferma che all'offerta economica era stato attribuito un valore pari a 30, quindi il famoso 70-30 di cui avevamo parlato all'inizio, 70 l'offerta tecnica, 30 l'offerta economica. Confermiamo. Ma qui è l'indicazione, perché poi non è detto che la formula di attribuzione sia questa, perché ce ne sono di più variegate in giro e consentite anche dal regolamento di attuazione del codice. Questa che abbiamo, come dire, simulato è la classica formula, come dire, lineare di applicazione di attribuzione del punteggio, quindi è una formula matematica che va applicata sulla base dei risultati economici. A questo punto la commissione, preso atto della valutazione totale, può anche procedere al calcolo dell'offerta anomala. Quindi c'è una procedura all'interno del sistema che consente alla commissione di gara di valutare l'eventuale anomalia, chiaramente riferita al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Entrambe le offerte che sono pervenute sono in sospetta anomalia, perché chiaramente entrambe hanno superato, secondo la disciplina codicistica, i 4/5 sia del prezzo che dell'aspetto tecnico. Quindi la commissione farà le proprie valutazioni. All'esito di queste valutazioni decreterà chi si sarà stato aggiudicatario e chi sarà stato classificato come secondo classificato. Anche in questo caso, all'esito di questa operazione, dove vedremo che appunto è in Puglia 2, quindi è risultato aggiudicatario provvisorio, farà un'ulteriore comunicazione di esito di gara. Quindi stiamo vedendo come per ogni step di qualificazione della gara la stazione appaltante comunica a tutte le ditte quello che è avvenuto in quel momento. Quindi che avremo questo documento aggiudicazione provvisoria, dove saranno selezionati chiaramente i destinatari, la comunicazione, aggiudicazione provvisoria a favore di. Anche in questo caso sarà inviata questa comunicazione agli operatori economici. Anche in questo caso c'era l'eventualità di aggiungere negli allegati quella che è la graduatoria provvisoria, chiaramente. E infine l'ultima possibilità, diciamo, che viene offerta a sistema è quella di fare una comunicazione afferente ai risultati di gara. Questa comunicazione afferente ai risultati di gara investe l'area pubblica e non l'area privata, mentre finora abbiamo detto che tutte queste comunicazioni che abbiamo inviato riguardano solo gli operatori economici che hanno partecipato alla gara. Quest'ultima operazione invece, risultati di gara, è un'operazione che riguarda l'area pubblica, quindi chiunque può prendere cognizione che relativamente a quella procedura di gara è stata disposta l'aggiudicazione, in questo caso definitiva, perché qui parliamo di aggiudicazione definitiva, quindi con AD numero del, a favore dell'operatore economico considerato. Facendo pubblica il risultato abbiamo l'informazione che lo step di pubblicazione è eseguito correttamente, quindi nell'area pubblica chiunque potrà prendere cognizione. Torniamo adesso nell'area invece dell'operatore economico in Puglia 1 e in Puglia 2 per vedere che effettivamente tutte queste comunicazioni che noi non abbiamo fatto, non peraltro per non allungare i tempi della dimostrazione, sono state ricevute e se le ritroverà tutte nell'ambito della propria area privata. L'operatore economico riceve nuovamente la casella di posta elettronica le notifiche di tutte le comunicazioni che la stazione appaltante ha inviato a seguito dei diversi step delle procedure di aggiudicazione. Accedendo nella sua area privata ha due possibilità: o quella di accedere direttamente alla cartella delle comunicazioni, quindi indipendentemente dal protocollo della procedura di gara prenderà visione delle comunicazioni che sono state inviate. Su questa procedura era stata inviata un esito amministrativo, un esito tecnico, una aggiudicazione provvisoria, e quindi può procedere all'apertura di questa comunicazione cliccando sulla lente vedi, oppure posizionandosi sempre relativamente alla gara a cui stava partecipando, dove prima vedevamo nei documenti collegati semplicemente
gli inviti, le offerte e i quesiti, si è alimentata una nuova sezione, la sezione delle comunicazioni, dove ha ben 3 comunicazioni ancora non lette, come vedete in questo caso dal numero riportato, e anche qui, in base all'ordine di arrivo, al numero di protocollo, quindi, e alla data, il fornitore prende visione delle 3 comunicazioni. In questo caso sarà sufficiente cliccare sul nome della comunicazione per entrare nel dettaglio del testo della comunicazione e scaricare eventuali allegati che sono stati inseriti dalla stazione appaltante. Caso dell'esito tecnico, avevamo, oltre al testo della comunicazione, anche il verbale della seduta. Quando la stazione appaltante pubblicherà il risultato di gara, oltre a prendere visione, dicevamo, nell'area pubblica del portale, quindi chiunque operatore economico che accede a quest'area di bandi e gare avrà la possibilità di verificare relativamente alla procedura di gara quello che è il risultato della stessa, quindi cliccando sul risultato di gara potrà verificare quella che è l'aggiudicazione definitiva. Analogamente, l'operatore economico invitato potrà prendere visione della stessa visualizzazione, perché nel frattempo, accanto alla procedura di gara, si è alimentata anche la sezione di risultati di gara, quindi la stessa informazione l'operatore economico può visualizzarla all'interno della sua area privata. Ti ringrazio per l'attenzione. Perfetto, naturalmente la simulazione era molto limitata, ma speriamo comunque che almeno degli elementi essenziali sia riuscita a interessarvi, soprattutto per quello che riguarda le vostre modalità di partecipazione. Ripasso la parola al dottor Profani e vi ringrazio per l'attenzione.